Salve ragazze, buona domenica. Scusate la latitanza da YouTube, però ho avuto dei problemini a casa, cioè problemini. Non avevo tanta voglia di fare video in quanto cioè, c'è la mia nonna che non sta molto bene, quindi non me la sento, ecco, di mettermi lì a fare video. Stamattina però ho voluto un attimino stare con voi per avere la vostra compagnia. Ho già messo a fare l'arrosto, ho messo a fare il ragù. Così oggi sono avvantaggiata, mangiamo prima, faccio i piatti di corsa e poi vado a trovare la mia nonna. Allora ragazze, oggi volevo fare un tutorial chiaro sul bianco, invece mi è venuto un tutorial un pochino più scuro. Vabbè, sono vestita di bianco e nero, ho questa magliettina con i teschettini, ho la cintola con i teschetti. Ora, se mi riesce che non mi si spicca tutto, ve lo volevo far vedere. Allora, questa è la magliettina, vedete? C'è questo teschietto così bianco e nero e poi c'ho questa cintolina con i teschietti, non so se si riesce a vedere. Ho la gonnellina, vabbè, non scusate l'outfit qua dentro il bagno è un po' incasinato, comunque mi piaceva farvelo vedere, ecco, perché io sono un po' fissata con i teschi. Ho messo la mollettina di Bobo Cherie, vedete? Oggi ho messo questa perché sono vestita tutta di bianco e nero, metto anche gli stivaloni bianchi, quelli di pelle lucida, poi ve li faccio vedere, se mi fanno qualche foto ve la faccio vedere l'outfit. E niente. E, insomma, ho fatto questo trucchettino, volevo farlo un pochino più chiaro, invece io poi quando vado a sfumare, ok, mi viene sempre più scuro, non lo so come mai, sono un po' imbranata ragazze. Comunque, ecco, per dare un tocco di colore ho messo anche questa mollettina, che non è che ci sta tanto bene con l'outfit perché è bianco e nero, però un attimino qualcosa di colorato, di rosso ci voleva, insomma, ecco. E niente ragazze, penso sia tutto per adesso. Volevo fare questo video tag delle 10 domande della beauty guru, com'è che si dice, anche di beauty non c'è niente assolutamente nel mio canale, di guru non so nemmeno che vuol dire, comunque vabbè. Mamma mia, quanto rido quando vedo questi video così, perché io, cioè, beauty guru, cioè di beauty nel mio canale non c'è nulla proprio, perché che poi bellezza, che poi beauty fa, insomma, ecco. E di guru mi sa tanto qualcosa di tipo stregoneria, i guru fanno quello. Vabbè, comunque dai ragazze, vi auguro una bella domenica e un buon pranzo e ci vediamo prossimamente, ci sentiamo. Vi lascio al tutorial, spero che vi piaccia e vi abbraccio forte. Un bacione a tutti quanti. Ciao. Allora, ecco qua, ho già passato la mia basina di crema, che è questa qua, quella lì di Bottega Verde, lo sapete, insomma, che passo sempre questa qua come base trucco. Questa. E, ho fatto anche le sopracciglia perché sennò sembro vergognosa. Se no davvero faccio impressione, sì, sta registrando. E adesso incomincio a passare il correttore. Voglio prendere questo di Max Factor stamattina, questo ci è restato pochino pochino, vedete, però basta girare la ruzzolina, com'è che si chiama, e andiamo a correggere un po' di queste occhiaie che fanno un po' pena. Ok, e adesso vado a prendere il mio fondotinta minerale della Neve Cosmetics, questo qua, che è Fair Neutral, spero si dica così, io ho l'inglese proprio, la pronuncia che fa veramente schifo. Ne metto un pochino qua nel coperchio il mio pennellino della Neve Cosmetics, sempre questo qua. Vado a prendere un po' di prodotto e inizio a lavorare sul viso. Allora ragazze, passato il fondotinta minerale, vado a levare un pochino di
di fondotinta e ci passo sopra un pochino di cipria con il pennellone della Zoeva, questo qua, questo cicciotto come me, che è apposta per la cipria, per le polveri, insomma. Allora, vediamo. Allora, passata la cipria e tutto il resto, vado a prendere il mio primer della Urban Decay, campioncino, e inizio a passarlo sopra l'occhio. State profuma, baciami ancora, tra-la-la-la. Ho passato il primer, adesso metto la matita bianca come base, perché voglio farmi un ombretto chiaro, proprio bianco, non bianco latte, però con poca sfumatura stamattina. Allora, prendo questo mozzicone che mi è restato di matitina bianca, che è di Prestige, non so che marca sia, io non me ne intendo molto di marche, ora quelle più conosciute, quelle che adopero io sì, però a volte vado in profumeria, vedo una cosa che mi piace, questa matita è molto scrivente, guardate, vedete, e quindi l'ho presa perché mi piaceva. Allora inizio a mettere la matita qua, sotto l'arcata sopraccigliare che ho ricreato perché io non ce l'ho, e la sfumo un pochino con le dita. E lo metto, ok, per non andare fuori, e così mi creo il mio la mia base, insomma, diciamo così. Allora poi prendo la matita, sempre la matita bianca, e la passo anche sopra la palpebra mobile, così. Vedete? Prendo l'ombretto, quello della Kiko, questo qua che è tutto spolverato, il numero è il 169, è tutto tritato, ma ormai finisco questo e poi lo riprendo, perché con questo mi piace fare la base con questo ombretto, proprio mi piace tanto questo ombretto. E vado a passare anche qua nel centro. Il pennellino che uso è della Essence, è sempre quello lì mio, che mi piace troppissimo questo pennellino. Ora vabbè, è anche un po' sporco di colore, però tanto ci passo solo questo qua, scusate il casino, non è di marca questa palette, però mi piace, c'ha dei colori proprio belli. Vado a prendere un nero qua, che è un matte, vedete questo qua, e prendo un po' di colore e lo passo qua, così sopra. Pennellino un pochino più grosso. Allora, ida in faccia di qua con quest'altro occhio. Non so se mi inquadra questa cavolo. Se non trovo un posto per truccarmi, proprio vorrei avere una stanzina tutta per me, con tutte le cose già pronte, invece devo ok, e qua ci sono. Adesso prendo un pennellino un pochino più grosso da sfumatura e inizio a sfumare il colore. Prendo questo qua di pennellino, vedete, ecco, e inizio a sfumare questo colore con il bianco, vedete. Intorno occhi userò la Neve Cosmetic pastello, il colore è la Liquirizia, mi sembra sia, si chiami così, sì, Liquirizia Black, e il numero è M007. Allora vado a fare il contorno, cioè vado a mettere la matita dentro l'occhio. No, la codina in fondo, così, con una virgolina, tipo virgolina viene, vedete? Ok, ecco, e qua ci siamo. Ora, per far sì che la matita non sbavi,
perché visto io oggi devo andare via e quindi stare fuori tutto il giorno, non è che posso portarmi dietro qualche trucco per risistemare il make-up. Allora, per far sì che la matita non sbavi, prendete un pennellino piccolino e con un ombretto nero passate qua sotto, piano questo pennellino che è duo cream. Questo pennello serve sicuramente per cream, per un ombretto in crema. Io oggi lo userò per far questo coso perché è piatto, fino. Allora, vedete quanto è fino questo? Ok, ci siamo. Come ombretto userò questo qua nero della Diego della Palma, che è un ombretto molto matte. Ve lo faccio vedere, anche se c'è un buchino nel mezzo. Allora, ne prendo un pochino sul pennellino, vedete, proprio poco poco, e lo vado a mettere proprio qua sotto, in modo tale che se anche la matita mi va a sbavare non si nota perché c'è l'ombrettino. Adesso vado a passare il mio come si chiama? Eyeliner, questo qua in crema. Prendo il mio pennellino piccolino, eccolo qua, questo qua sempre vado a fare questo, la codina che avevo fatto prima, ve la ricordate? Dopo all'inizio uso un altro eyeliner perché questo qua non mi viene brutto dopo come si chiama, il filino sopra viene troppo grosso e non mi piace. Allora faccio idem con quest'altro occhio. Come pennellino prendo questo eyeliner della Kiko che è resistente all'acqua e lo passo proprio adesso vi faccio vedere anche il pennellino che c'ha, Allora, eccolo qua, vedete quanto è piccolo? Ok, allora lo vado a mettere proprio proprio qua, ecco. Passato questo eyeliner nero, sta registrando, sì, ogni tanto mi tocca spostarmi per vedere se registra. Allora, passato questo eyeliner nero, prendo quello bianco della Deborah, che è questo qua e c'ha questo pennellino qua, e lo vado a passare proprio sopra il nero perché mi piace. Non lo so perché lo faccio, mi piace lo stacco tra il nero e il bianco. Allora, devo prendere il mio piegaciglie, questo qua, e vado a piegare un pochino le ciliegine. Che è piatto e vado a mettere un po' di illuminante proprio qua sotto, in questo gato ciccione. Si nota poco, la scritta. Prendere le mie ciglione finte, queste qua, ma come l'ho prese? Vediamo se ce la facciamo a metterle. Ok, vado a strizzarle un pochino con quelle mie in modo tale da attaccarle di mascara, così almeno si confondono, si attaccano meglio. E il trucco è finito. Che ne dite? Bellino. Ok. Ciao.